È iniziata una nuova stagione col Parma, ti chiedo le prime sensazioni nella preparazione qui a Castelrotto. Y bueno, la prima sensazione sono buona. L'anno scorso per me ha sido difficile, così che aspetto questo anno sia meglio. L'obiettivo è chiaro, tornare veloce in Serie A, sì che aspettiamo che sia una buona stagione. Per te è una stagione molto importante. L'anno scorso hai avuto poco spazio, quest'anno è il rilancio. Per te c'è un allenatore a cui piace tanto giocare a calcio, forse per te è meglio. Sì, per me, come dice Emilio, il mister ha parlato con me prima questa stagione, così come ho detto adesso, aspetto che sia una buona temporada, e sappiamo che l'obiettivo è chiaro, no? Con giocatori come Gigi, come Franco, che adesso arriva, aspettiamo di lograre l'obiettivo veloce. Buffon è arrivato oggi, e cosa può portare un giocatore così anche come esperienza? Cosa ti aspetti? E per noi, lo giovane è molto importante, esperienza, intelligenza. La verità che è un giocatore con una carriera molto importante, così che dobbiamo guardarlo a lui e apprendere. Senti, cosa ti ha spinto a firmare per il Parma, a rinnovare il prestito? Perché se non sbaglio c'erano molte squadre importanti del Sud America che ti avevano cercato. Sì, l'ultima settimana il mister ha parlato con me e lui ha convinto di rimanere in Parma. In Argentina sì, tenia possibilità, però l'obiettivo mio è giocare in Europa e Parma mi piace molto. Quindi ti ha convinto Maresca, diciamo così. Che cosa ti ha detto proprio nello specifico e anche in questi primi giorni? Che indicazioni ti sta dando per quella che è la sua visione di calcio? Sì, adesso sono pochi giorni che alleniamo, però io ho parlato con lui e mi ha detto di continuare in Parma, che lui tenia voglia io continuare, così che allenarmi bene adesso e stare preparato per la prossima stazione. Senti, l'anno scorso hai finito bene, però era tardi purtroppo, il Parma era già andato in Serie B. Ti sei chiesto perché questo tuo buon gioco non si è visto prima? Scelte dell'allenatore o anche Brunetta che doveva adattarsi un po' al campionato italiano? Perché acabaste muy bien la temporada y si te preguntaste a ti mismo por qué pasó esto, en plan que saliste jugando muy bien al final y tus calidades no se vieron antes y también quién eligió la No, camiseta no, del Cosenza. no lo so, per la forma di giocare il mister la stagione passata, no, giocava poco o niente. E bueno, dopo la ultima quattro partita ho giocato bene, mi sono sentito bene e credo che il mister e Javier Ribalta ha confiato in me per questa stagione, però non lo so perché non giocava, sempre mi ha allenato al 100%, así que in ese sentido estoy tranquillo. Oltre a Maresca, il fatto che ci sia Buffon, che ci sia Franco Vasquez, anche questo ti ha convinto a restare a Parma? Sì, chiaro. Come ho detto adesso, giocare con Buffon, con Vasquez, è algo incredibile. Así que, come ho detto, aspettiamo tornare veloce in Serie A. Senti, a parte questi grandi nomi che hai fatto, c'è qualche compagno che in questi 3 giorni ti ha stupito di più per qualità, per intensità, non so, che ti ha proprio colpito in maniera importante, dei tuoi compagni? Di nuovo, no? Di nuovo compagno. Sì, sono pochi giorni, però Yuri mi piace. Sono, come ho detto, pochi giorni che allenamo, però hanno arrivato
Molto giocatore, así que aspettiamo che si adatti veloce all'equipo, alla squadra.